Ed eccoci ad un'altra tappa di Luoghi e Misteri. Beh, questa volta l'argomento è un po' più delicato, perché abbiamo, dopo aver parlato delle energie che i luoghi sprigionano, dopo aver parlato anche spesso di capacità medianiche, dopo aver parlato anche di quello che ci può essere al di là delle nostre conoscenze o anche quello che viene riferito da chi si è trovato in stato di coma al risveglio, e guarda caso spesso le cose collimano, abbiamo quasi circondato l'argomento e l'abbiamo ormai definito. Ma cosa manca? Manca forse il tassello più importante, perché per la ricerca delle energie, per la ricerca anche di quello che c'è, di questo mondo che ci circonda ma che non riusciamo a vedere, spesso ci avvaliamo di persone o diamo la nostra fiducia a persone che sono in grado, perché no, di vedere tutto quello che ci circonda e che noi invece non siamo in grado di vedere. E allora ne parliamo in questa puntata, perché no? Dicevo, ormai il cerchio si chiude, perché non arrivare a questo punto? Perché non arrivare a definire quella che è un'etica professionale che devono avere queste persone che, come abbiamo spesso ricordato, hanno ricevuto questo dono? Ne parliamo ovviamente con la nostra guida, con Claudio Canistrà. Ciao Claudio! Ciao, buonasera a tutti. Il nostro consulente, la nostra guida, come detto, ma docente di astrologia. E ne parliamo con la nostra amica, con Nadia Pelissari. Ciao Nadia. Buonasera a tutti. Perché lei è un'operatrice. E quindi da dove partiamo, Claudio? Qual è la pietra miliare per arrivare all'argomento di oggi? Allora, io partirei, come facciamo sempre, da un luogo, e questo luogo questa volta è Atene. Atene perché? Perché in qualche maniera, a parte che la Grecia antica, classica, è la patria della filosofia, ma è il luogo da dove nasce l'etica, cioè da dove nasce l'etica viene da ethos, cioè da dove nasce la maniera di comportarsi. Nasce intorno al V secolo avanti Cristo con i filosofi sofisti, e quindi quando si decide che deve esserci un certo comportamento, un certo abitudine, un certo carattere, una serie di cose. Ecco perché abbiamo scelto questo luogo, in particolare il Partenone, perché era il luogo dove si discuteva, ci si trovava per parlare di questi argomenti. Questo argomento è molto delicato, come giustamente hai detto tu, per due motivi. Primo, perché tutto sommato non ci sono delle regole scritte, nel senso che viene un po' lasciato libertà, ognuno si comporta come gli pare. In realtà dovremmo guardare un po' la nostra coscienza per capirlo, questo argomento. Però primo c'è questa mancanza di così, c'è un po' di disordine in questo campo, soprattutto in queste discipline come può essere l'astrologia, la medianità, la rottomanzia, tutte queste discipline che hanno una relazione con gli altri e che comunque presuppongono uno studio e presuppongono, diciamo così, un modo di procedere che deve seguire una serie di regole. Potrei fare un parallelo, anche se non è proprio un parallelo, però per farci capire, è un po' la relazione che si instaura fra medico e paziente, da un punto di vista naturalmente psicologico. Perché? Perché il paziente si affida al medico e il medico quindi acquista un certo potere, acquista un certo carisma nei confronti del paziente. Però il medico deve fare attenzione, perché deve usarlo bene, questo potere psicologico che ha, questo carisma, perché altrimenti fa dei danni. La stessa cosa potremmo dire per questi argomenti, sia per l'astrologia, anche se qui è meno evidente la cosa, però soprattutto per la medianità, diciamo, in questo senso qui. Perché? Perché comunque
Le persone vanno a cercare qualche cosa, vanno a cercare qualche cosa da qualcun altro che si suppone queste cose le sappia, le possegga. Però questo qualcun altro, in questo caso l'astrologo, o può essere professionista, eccetera, deve avere una grande coscienza e una grande umiltà. Soprattutto perché la prima cosa che bisogna ricordare, penso che siamo tutti d'accordo, non bisogna creare danni, non bisogna creare problemi alle persone che in qualche maniera vengono a chiedere aiuto. Questo direi che è il punto di partenza. Primo, non nuocere. Questo è anche un paradigma medico, diciamo così. Partiamo da questo allora, sì. Nadia. Primo, non nuocere. Certo. Ma io rovescio il concetto. Come si può nuocere? Allora, dicendo cose non vere. Esattamente. E non spiegando alla persona, ingannando la persona, non dicendo la verità, creando false aspettative, mettendo la persona in una condizione di dipendenza. Ci sono tanti motivi, tanti modi di fare che possono davvero creare confusione, danno, e che vanno assolutamente evitati. È per questo che io e Claudio, confrontandoci, abbiamo pensato di poter portare le persone, eventuali operatori che ci ascoltano, ma anche i clienti, attraverso queste parole che ci scampiamo qui oggi, portare tutti un po' a riflettere sull'importanza di avere coscienza di sé, delle proprie capacità, delle proprie conoscenze, dei propri limiti, e avere un intento pulito, sano, etico, dei valori saldi sui quali fondare il proprio lavoro e il proprio servizio, perché noi offriamo un servizio alle persone e ci teniamo a farlo nel migliore dei modi, e quindi per questo motivo abbiamo scelto di dare queste indicazioni. Certo, indicazioni quindi che servono anche a definire un po', se vogliamo, quello che è il rapporto fra, definiamolo operatore e cliente diciamo, o persona che comunque va, come ci ha detto Claudio, a cercare qualcosa e pensa di trovarla nell'operatore. Esattamente. Quindi la prima cosa da fare quando una persona ci contatta, o comunque quando la si incontra, è informare la persona di ciò che non siamo, ovvero spiegare bene quali sono, qual è la professione e che cosa non siamo. Non siamo medici, non siamo taumaturghi e nessuna di quelle che sono le nostre consulenze sono da intendersi sotto forma di cura, né direttamente né indirettamente. E questo è molto chiaro da... Cioè, questo deve essere chiaro, operatore cosciente. Sì. Perché è fondamentale che la persona comprenda bene qual è il servizio e quali sono le cose eventualmente da chiedere. Poi sarà l'operatore a portare la persona e ad aiutarla a capire che cosa si può fare da questo colloquio, che cosa si può ricevere da un colloquio, da una lettura astrologica. Perché certo, alle volte le persone, in preda ai loro bisogni, hanno anche richieste un po' molto particolari. Molto particolari e alle volte non concretizzabili. Bene, arriveremo anche a queste richieste che spesso, come hai sottolineato, non sono concretizzabili. Però Claudio, un conto, come dicevi del resto tu, è... a rivolgersi ad un esperto di astrologia, e un conto è rivolgersi ad un operatore, definiamolo in senso, sì, in senso lato, medianico. E perché? Olistico. C'è una grandissima differenza. Certo, o olistico. E la differenza sta nei numeri, no? Perché l'astrologo ragiona
su qualcosa di scritto, su dei numeri, è giusto? No, diciamo una cosa, che l'astrologo può avere delle capacità intuitive. Queste capacità intuitive si possono affinare con la pratica. E come io faccio sempre l'esempio del medico. Il medico, quando ha visto 1000 ulcere, è chiaro che sa diagnosticare l'ulcera molto più facilmente. Quando ha visto 1000 peritoniti, diventa molto più facile la diagnosi. E quindi questo vale per qualsiasi operatore, vale anche per l'astrologo. Cioè, nel momento che io ho visto 10.000 carte, è chiaro che ho una certa esperienza. All'inizio faccio molta più fatica alle prime carte che uno fa. Parlo di carte natali, di carte astrali. Però io farei un passettino indietro. Cioè, abbiamo detto etica, non nuocere. Però questo rapporto con l'altro si instaura non solamente quando tu offri un servizio o l'altro ti chiede un servizio, ma si instaura in qualsiasi relazione interpersonale. Quindi tutto sommato anche nell'amore, tanto per intenderci. Quindi quello che, su cui vorrei fermarmi prima di tutto, è il rispetto dell'altro. Cioè, chiaro, bisogna prima sgombrare il campo. Io lo dico sempre, io non sono un veggente, io quello che posso tirar fuori da una carta natale la tiro fuori perché ho studiato, perché ho letto i libri, le ho applicate, queste conoscenze, eccetera, eccetera. Non ho qualcuno che me lo indica, così come può essere per persone che hanno la veggenza come dote, che tra l'altro, lo diciamo, sono molto, ma molto rare. Questo Nadia me lo confermerà. Quindi i limiti sono fondamentali. Soprattutto bisogna chiarire bene che cosa si può fare, che cosa non si può fare. Cioè, si possono accompagnare le persone in un percorso, però diciamolo subito, sono le persone che fanno le cose, sono le persone che decidono della loro vita, sono le persone che prendono delle decisioni, che prendono una strada piuttosto che un'altra. Noi possiamo solamente dirgli che cosa c'è in quella strada, che cosa c'è in quell'altra strada, però il rispetto dell'altro sta nel stare un po' al di fuori della situazione, perché sennò si va in grossi guai. È quello che definivi, Nadia, quando parlavi di forzature, no? Se vogliamo. Tu mi hai detto anche come avviene tra gli amici, che uno magari forza l'altro. Ecco, questo qui potrebbe sconfinare, quindi, l'operatore olistico, come hai detto tu, o il medium. Forzare, e qui sarebbe ovviamente fare del male invece alla persona e non farle del bene. Sì, sicuramente magari le persone che hai citato tu potrebbero avere in un qualche senso un potere un po' maggiore rispetto a una persona normale. Ricordiamoci che comunque tutte le persone possono fare del male agli altri, certo, e questo le persone non ci pensano abbastanza. Non credo che sia utile proprio portare l'attenzione alle persone e portare le persone a riflettere sul fatto che prima di chiedere qualcosa a qualcuno, che sia un amico, un parente, un amato o un operatore, bisogna anche sentire l'altro, sentire e chiedere permesso e accettare anche un eventuale rifiuto. E tu hai portato, fra l'altro, proprio per farci capire, no, quello che stai dicendo, un piccolissimo filmato, un cameo, se vogliamo definirlo così, come lo si definisce in cinematografia, un cameo per vedere, di prendere spunto, per farci capire esattamente che cosa si intende. Sì. Vediamo. Spero di non disturbarti. Sono John Woodson. Julia mi ha portato qui. Marjorie Carter. Gran bel posto qui. So che risale al tempo degli spagnoli. Sì. Sì, è sicuramente uno dei posti più belli che abbia mai visto in vita mia.
Se alloggi anche tu alla tenuta, potremmo vederci più tardi, così parliamo della profezia. Un'altra volta. Dai, perché no? Tu saprai un sacco di cose. Non è così? Potresti dirmi che succede qui? Io vorrei sapere tutto quanto. Eh? Ho un sacco di lavoro da fare. Ed è già tardi. È stato un piacere. Ma che ho fatto? Non è andata molto bene. Non è andata molto bene è un eufemismo. Cosa ho detto che non va? Non è quello che hai detto, ma ciò che hai fatto. È come se tu volessi controllarla con la tua energia. Si è sentita dominata. No, andiamo. Io non ho fatto proprio niente. Sei sicuro? Non cercavi di convincerla a fare qualcosa? No. O di manipolarla? Non c'è abituata, lei vive qui. È assurdo, da dove salta fuori questa storia? Lo vedevo. Ah. Hai presente le aureole che i pittori un tempo dipingevano sulla testa dei santi? Pensi che se le inventassero o che le vedessero davvero? È l'energia, John. Rivela cosa facciamo agli altri. Non eri consapevole, ma le stavi rubando energia. Io lo vedevo. E anche lei. Ecco. In questo brevissimo percorso. Esattamente. Volevo appunto fissare un po' attraverso le immagini quel concetto che dicevamo prima di rispetto degli altri. E come ha visto in questo, in queste immagini, si vede proprio, diciamo, i colori delle varie aure e un colore che prevarica sull'altro, che cerca di dominare, di risucchiare. E il fastidio, il disagio, diciamo, che la ragazza sente e cerca di vincolarsi da quella situazione. Provi solo a immaginare se, tante volte questo accade, non si riesce a divincolarsi da quello stato e quindi si perdura nel tempo con un energetico che è dominante e il disagio cresce. E la sensazione, diciamo, più o meno comune che si può avere dopo un colloquio del genere, che non necessariamente è tra cliente e operatore, certo, può accadere in tutti i contesti della vita, però diciamo che la sensazione, se non si ha la prontezza, diciamo, con educazione, di svincolarsi da una condizione del genere, è quella di uscire da questi contesti drenati, depuerperati di proprio forze vitali. Quindi qui c'è proprio il confronto, no? Diciamo l'irruenza, la possiamo definire così, magari del cliente che va dall'operatore convintissimo che gli dia quello che vuole, sì. E dall'altra parte può trovare invece sì. Resistenza. Sì. Oppure io la vedrei anche in questo modo, mettiamo la sessione, ci concordiamo, dura un'ora, che ci sono delle motivazioni consone, uno per l'attenzione, due perché anche l'operatore ha un dispendio energetico importante e si cercano di stabilire degli obiettivi in base anche alle aspettative delle persone, si cerca di concordare degli obiettivi raggiungibili, non utopie irraggiungibili, cose pratiche da poter raggiungere facilmente o con un po' di volontà e di azione mirata e il cliente magari ti riapre un nuovo contesto e una nuova domanda a 2 minuti dallo scoccare dell'ora e quando tu magari declini la persona ti dice no ma io ho bisogno perché noi esseri umani in preda al nostro bisogno, al nostro dolore alle volte non accettiamo anche il bene che l'altro fa attraverso questi rifiuti perché l'operatore sa se è un operatore cosciente, se è il momento o meno di dire una cosa o quando interrompere una sessione. Però diciamo che poi
secondo me, da tenere in considerazione per la vita quotidiana, questo breve filmato, e chiederci quando noi, nei nostri atteggiamenti, depuerperiamo l'altro. Delle sue energie. Lo priviamo delle sue energie, e quando invece ne veniamo privati. Ecco. Bisognerebbe prestare più attenzione. Insomma. L'intento, appunto, era quello di portare coscienza alle persone e di cercare di creare davvero un punto di luce, un nutrimento interno, e donare all'altro anziché risucchiare. E Claudio, abbiamo parlato di etica professionale. In questo periodo, il periodo di inizio anno più o meno, quando saremo in onda con questa tappa di Luoghi e Misteri, tappa che poi verrà ovviamente replicata, però in questo periodo scoccano a non finire gli oroscopi e tutto quello che ne deriva. L'etica professionale c'entra? No, c'entra sicuramente. Dobbiamo intanto fare un distinguo. Punto primo, l'oroscopo generalizzato vale molto poco. Perché? Perché quello che è fondamentale in un oroscopo è l'ora di nascita. Allora, io non posso sapere l'ora di nascita di tutte le persone nate nel segno del toro, che fra l'altro non è sempre la stessa. Quindi è una cosa individualizzata. Quindi fare un oroscopo all'inizio dell'anno, sì, può dare un'indicazione generale, qualche volta l'ho fatto anch'io, però bisognerebbe specificare da un punto di vista etico che sono indicazioni generali, perché se io sono un toro, posso avere il sole nel segno del toro, ma se sono un toro e ho quattro pianeti in gemelli, il mio oroscopo sarà più adatto a quello dei gemelli, o se ho quattro pianeti in ariete, è chiaro che risponderà più l'oroscopo dell'ariete. Quindi primo, ognuno di noi dovrebbe conoscere come ipotesi qual è la sua carta natale in maniera specifica. Io tendo sempre a non far mai, quasi mai, delle previsioni generalizzate, perché c'è questo limite, ci sono 30 gradi per segno, quindi le persone nate dall'ariete possono essere nate il 21 marzo, 22, 23, 24, 25, ognuna di queste è diversa. Questa è l'altra cosa fondamentale che deve entrare in testa alle persone che non conoscono l'astrologia o che anche l'avversano da questo punto di vista. Non è che siamo tutti uguali, tutti i segni sono uguali. Questo è un punto. Quindi fare previsione all'inizio dell'anno, se non conosci l'ora di nascita e non conosci giorno, mese e anno della persona, serve poco. Però vorrei aggiungere due cose importanti al discorso che avete fatto prima. Uno, che questo discorso dell'etica è un discorso biunivoco, cioè riguarda sia la persona che viene a fare il consulto che la persona che fa il consulto. Come giustamente ha detto la Nadia, qualche volta i clienti ne approfittano e pensano, perché gli hai fatto un oroscopo una volta, che dopo tutta la vita ti possono telefonare e chiederti delle informazioni, come se tu ce l'avessi sempre in testa e tu non dovessi studiarlo questa cosa, e quindi ogni minuto cominciano a chiamarti per chiederti cosa succederà domani, cosa devo fare, eccetera, eccetera. Questo è un atteggiamento sicuramente sbagliato dal punto di vista del consultante. Dal punto di vista invece dell'astrologo o del, diciamo, operatore olistico, l'errore può essere quello di avere un ego troppo sviluppato, cioè di voler dimostrare all'altro, cioè al cliente in questo caso, o al consultante, o anche semplicemente all'amico che ti chiede, quante volte capita, sono del segno del toro, cosa pensi? Già questa qui è una domanda superficiale, diciamo, in questo modo, no? Impostata così. Però tenere a bada l'ego, perché chiaramente tu sei sempre in una posizione un po' di forza, perché tu sai delle cose che l'altro non sa, quindi non ne devi approfittare. E delle volte, soprattutto all'inizio della sperimentazione, all'inizio della conoscenza, si tende un po' a forzare la mano, perché si vuol far vedere che sei bravo, che ci prendi, che riesci a dire delle cose che l'altro non sa, e questo provoca dei danni terribili. Perché? Perché non è che si può dire tutto a tutti, credo che su questo la Nadia sia d'accordo, ognuno deve arrivare a un momento della sua vita in cui può recepire quel tipo di informazione di se stesso.
bisogna arrivarci poco a poco, ognuno di noi ha dei tempi che sono diversi, quindi non è che io posso dire dall'A alla Z, dirò le cose che penso che siano utili per quella persona e devo dirle anche in una maniera misurata. Mi vengono in mente per esempio quei venditori porta a porta o comunque che delle volte ti telefonano e che insistono e che vogliono assolutamente venderti delle cose. Questo è quel motivo di vampirizzare l'altro, è quell'atteggiamento di voler assolutamente pensare che l'altro sia a tua disposizione per i tuoi bisogni. E questo, ripeto, può essere sia da parte dell'operatore che da parte del consultante. Ci sono tanti argomenti dei quali dovremo parlare. Lo faremo nella seconda parte di questa tappa. Ricordo che stiamo parlando in senso generico di etica professionale. Ma ho un po' di domande anche per te, Nadia, non te la cavi con poco oggi. Può andar bene, ti vedo sorridere, quindi vuol dire che possiamo continuare. Per il momento ci fermiamo, pochi minuti e poi torneremo di nuovo insieme. Luoghi e misteri. Una tappa importante quella di oggi, quella di luoghi e misteri, perché parliamo dell'etica professionale, abbiamo parlato di astrologia, abbiamo parlato di oroscopi, abbiamo parlato di capacità medianiche o di capacità che fanno diventare il nostro consulente un operatore olistico. E di queste capacità e quindi di ciò che l'etica di ognuno deve dare, si deve assolutamente parlare, perché no, a nostro avviso non ci si può fermare semplicemente come fa qualcuno a dire io... chi fa le carte, chi fa non andate, chi dice di sapere cosa succederà nel futuro, eccetera, non andate. Però ci sono operatori seri che, come ci ha ricordato Claudio, partono da un presupposto concreto per dire qualcosa che può riguardare il nostro futuro. Così come ci sono operatori seri che hanno realmente delle capacità medianiche. E quindi Nadia, come si può distinguere l'operatore serio da chi invece inventa, ad esempio? Non è facile. Non credo sia facile, nel senso che bisognerebbe essere lì presenti, cioè per rispondere a questa domanda dovrei essere presente ad una sessione. C'è un detto particolare però, Nadia, no? Un detto comune, diffidare da chi ti chiede soldi. Sì, anche se... Per questa cosa un po' sono in disaccordo, nel senso che è chiaro e l'abbiamo ripetuto anche le altre volte che l'intento non è quello di arricchirsi, ok? E quindi non si fa questo lavoro, cioè almeno questo non per me e probabilmente nemmeno per Claudio, e l'abbiamo detto già altre volte, però è importante che avvenga un taglio energetico. E questo è previsto anche dalla legge, ok, 4/2013, dove noi, proprio all'interno del colloquio iniziale, diamo una serie di parametri che vengono concordati con il cliente, tra i quali c'è anche una tariffa che è un compenso, un onorario per la prestazione, perché è una professione a tutti gli effetti e ci sono un sacco di costi, voglio dire, dietro da soprattutto costi che una persona ha sostenuto nell'arricchirsi e quindi nello studiare anche, no? Sì, voglio dire,
oltre a quelli dello studio, che è costante nel mio caso e quindi è molto dispendioso, ma ci sono anche tutti gli altri costi proprio per l'affitto, per la partita certo. IVA, per le tasse, come tutti certo. Gli altri. Come io tutti credo, i comuni mortali. Esattamente, perché viviamo in un contesto dove i soldi servono per vivere la vita quotidiana. Quindi sicuramente se un prezzo equo e modico che viene concordato in anticipo, quindi nessuna sorpresa, viene concordato in anticipo e c'è uno scambio che io chiamo anche proprio taglio energetico, nel senso che dare un contributo si dà un valore al tempo, non credo al dono o alla capacità, al know-how delle persone, dell'operatore, si dà un valore al tempo e è giusto che venga rispettato. Poi se ci sono persone che, e ce ne sono, che ci marciano dietro e ne approfittano, o che se trovano che c'è... Se trovano terreno fertile. Se trovano terreno fertile e poi utilizzano il cliente come conto corrente e questo è assolutamente da non fare. Quindi il cliente si può valutare anche con questo parametro sicuramente il tipo di operatore che ha di fronte. Quindi se è un operatore che continua a proporgli servizi continuamente e cerca di creare anche necessità che non esistono e a indurle, allora in questo caso il cliente si deve ravvedere velocemente e scappare. Claudio, è così? Beh, diciamo che c'è il problema della dipendenza, questo è fondamentale, che è un discorso anche, generale sì. Di tipo psicologico, diciamo. Io però farei un passo indietro, la realtà è anche un po' differente. Nell'antichità cosa succedeva per quello che riguarda la mia materia? Succedeva che un astrologo aveva una serie di allievi e questi allievi se li portava dietro per tutta la vita. E in qualche maniera io ero l'allievo di Albumasar o di Lalkindi e in questo caso aveva, come dire, questo come un sigillo, perché questi personaggi famosi, sapere che eri allievo del tale, questo diventava una base per poter cominciare, per potersi fidare, perché c'era un rapporto, diciamo, fra astrologo e allievi che volevano imparare, dico non consultanti, che volevano imparare, molto stretto, per cui l'astrologo cedeva tutto il suo sapere a chi desiderava imparare. Questo era un modo molto concreto e molto potente di apprendere questa disciplina. Al giorno d'oggi cosa c'è? Primo, l'astrologia una volta era insegnata all'università, lo è stata fino praticamente, mi sembra, 1580, quando il Papa Sisto V ha fatto una bolla contro gli astrologi. Però essere insegnata all'università significava che si studiava l'astronomia, che si studiava l'etica, ma che si studiava non solamente l'interpretazione della carta, ma tutta una serie di altre cose erano messe insieme. Si studiava la filosofia, per esempio. Quindi l'astrologo aveva una preparazione a 360 gradi. Si studiava soprattutto la medicina, perché nell'antichità l'astrologia era un supporto fondamentale alla medicina. Pensiamo ai quattro umori, alla teoria dei quattro umori, diciamo così, che era importante per valutare la bile, il sangue, la bile nera, la bile gialla, eccetera, no? E il flegma, per valutare il paziente. Questa cosa è andata totalmente perduta. Con l'illuminismo non esiste un'università dove si insegna astrologia, esistono dei corsi di astrologia, ma fare un corso non vuol dire fare un percorso che presuppone una serie di esami. Quindi se vogliamo dare agli telespettatori un aiuto, posso dire due cose. Uno, vedere se la persona da cui si va ha un percorso culturale. Questo è molto importante, non soltanto che ha studiato in generale, ma con chi ha studiato, perché non tutti sono uguali da questo punto di vista. Poi anche per quello che riguarda la pratica, è importante lasciare qualcosa alla persona, questo direi che è fondamentale, dare degli strumenti alla persona, cioè posso fare un esempio, dare per esempio un tema natale scritto,
Che cosa vuol dire? Che ti rimane qualche cosa che tu puoi usare, su cui puoi riflettere quando sei andato via dal cliente, dall'astrologo. Questo per quello che riguarda il mio campo. Però in generale, quando vuoi aiutare qualcuno, devi dargli degli strumenti per migliorare, per elevarsi, cioè per studiare. Se no non si arriva da nessuna parte, diventa un consulto spot e comunque un incontro così che puoi fare anche con il tuo amico, con cui gli dici delle cose così ridendo, scherzando. Quindi da questo punto di vista dobbiamo ricordare un'altra cosa: esiste una sacralità in queste discipline e questa sacralità va rispettata, perché se no, se si perde questa sacralità, che vuol dire aver tempo, che vuol dire impegnarsi, in qualche maniera si perde anche il significato profondo di queste discipline, e quindi no, diventa un gioco, e non è un gioco, perché poi maneggiamo delle energie che riguardano le persone, e quindi se vogliamo indirizzarle nella maniera giusta, siano le energie dei pianeti, siano le energie degli eventi, delle situazioni esterne, dobbiamo fare molta attenzione, perché poi queste energie ci ritornano indietro, cioè il male crea altro male, con il bene crea del bene. Questo bisogna averlo presente. Tutt'altra cosa invece è per chi ha questa, definiamola, spiritualità, no? Dentro di sé. Claudio ha detto il livello culturale, bisogna vedere se uno ha studiato, eccetera. In questo caso, cioè nel caso delle profezie, di poter vedere magari il futuro, eccetera, non è proprio necessario, abbiamo degli esempi, no? Degli esempi concreti. Certo, a livello culturale Padre Pio non era uno preparato, così come Mamma Natuzza non era una preparata, lo diceva lei, io sì, sono però, una, però sono una poverina. Aveva studiato, sì. Non ho capito, scusa Claudio. Nostradamus aveva studiato. Beh, Nostradamus lasciamolo lì dov'è, comunque in ogni caso... Sì. Ci sono cose che non si imparano che non si imparano sui libri, cioè come abbiamo detto prima, ci sono cose che ti vengono proprio come un dono, sì. Un dono da regalare agli altri, perché è questo, non è un dono da tenere per certo. Se stessi, Nadia. No, anzi va coltivato, va ampliato e va fruito, donato a più persone possibili. Ecco, e le persone che si presentano non necessariamente si presentano ad un operatore olistico, come dici tu, per tante cose, no? Sì. Sono tanti gli argomenti, magari c'è chi si può presentare perché sente la nostalgia e di conseguenza la presenza di un caro che è venuto a mancare, sì. C'è chi invece si trova... di fronte magari a veri problemi di rapporto con una persona. Quali sono i modi? Perché tu me ne hai insegnato uno, se posso dirlo, sì, no? Certo. E se posso raccontarlo. Quello di scrivere tutto ciò che non va e tutto quello che ti viene, tutto ciò che non va di un rapporto verso una persona, che cosa tu ti aspetteresti dalla persona, metterlo lì e nasconderlo perché si disperda. Ok, no? Sì. Allora, di modi ce ne sono tanti. Diciamo che in linea di massima, per ricollegarmi anche a quello che diceva Claudio, io lascio come reminder, diciamo come cosa da portare a casa. Quando sono in studio utilizzo varie modalità, la lavagna, quindi la persona può copiare o prendersi appunti durante la sessione, oppure capita anche che lascio una registrazione. Dipende se all'interno del consulto c'è un ritiro energetico o meno. E quindi nella registrazione lo sconsiglio, se qualcuno utilizza questo mezzo, di registrare mentre ci sono anche dei lavori energetici all'interno, perché poi riascoltare può riprogrammare di nuovo le energie come... Erano in precedenza, esattamente. E per quanto riguarda invece le cose da fare a casa, in base
a quello che sento può essere utile per la persona, do degli strumenti. Ci sono tantissime cose che una persona può fare per riequilibrarsi. Nel caso che hai citato tu, in un disagio con una persona, mi ricollego al pensiero, perché il pensiero, come dicevamo nelle puntate precedenti, è materia, e quindi pensare male, avere un rancore, una rabbia, un risentimento nei riguardi di un'altra persona fa male a noi, perché questa energia comunque in un certo qual modo pesa, ristagna all'interno del nostro campo, ma va anche a ledere l'altra parte, va a ledere, va a creare una condizione, come in una stanza, una condizione in quella relazione. Quindi una volta che viene portata coscienza all'interno della persona che ha questo disagio di qual è la sua interpretazione e che cosa è nato da quell'interpretazione, un dolore, un risentimento, una rabbia, la persona si rende conto che è propria e quindi la scarica, la può scaricare anche attraverso la scrittura, è un modo utilissimo, scaricare proprio il proprio dolore, le proprie ansie, le proprie frustrazioni all'interno di un foglio di carta che poi va magari bruciato e, come abbiamo detto in altri contesti, utilizziamo il fuoco per trasformare quell'energia in qualcos'altro. L'importante è stabilire in che cosa e quindi magari convogliarle in amore per sé, in nutrimento. E questo già sarebbe un passo in avanti, ma io voglio andare oltre. Sì. Si presenta a te una persona che dice di volersi mettere in contatto oppure di vedere, di sentire la mancanza di una persona cara che è venuta meno. Ok, allora sicuramente, allora l'ho già spiegato altre volte, io in cuor mio vorrei aiutare tutti, ma alle volte è il cielo che, diciamo, decide che cosa deve accadere all'interno di una sessione. Quindi io sono disponibile e cerco di sicuramente dare una mano alla persona in base però al mio sentire. Quindi se accade che appare all'interno del campo il defunto, verrà aiutato e sostenuto, il messaggio verrà lasciato al richiedente, portando con sé le evenienze, quelle che abbiamo detto anche alle altre volte, sono importanti per cercare di capire con chi stiamo parlando e la veridicità del messaggio. E se invece il caro non è disponibile, potrebbe essere che lo spirito guida della persona ci fornisca le informazioni di come sta il caro, che al momento magari non è disponibile, e arriveranno flussi di informazioni chiare, inequivocabili, confermate poi dai clienti in base alle descrizioni, perché comunque arrivano. Se non dovesse accadere anche in quel contesto, probabilmente il cielo ci invia un altro messaggio intrinseco, il fatto che la persona probabilmente ha da lasciare andare quel dolore, a lavorare quel dolore per poter trasformarlo in amore che poi fungerà da contatto diretto con il proprio caro, perché il cielo non è che non ci dà per punizione, non esiste questa cosa, ci dà in base a ciò che è la nostra necessità per la nostra crescita evolutiva, e quindi anche un eventuale, per così dire, rifiuto è funzionale per un passaggio ulteriore che la persona è chiamata a fare, e quindi in quel contesto si possono dare sempre quei consigli su come trasformare questo dolore per poi poter magari ricevere poi direttamente un messaggio, un sogno, un qualche cosa. O una parola di conforto. Non manca mai comunque dal cielo. La parola di conforto. E invece, come è accaduto anche a me, in un periodo nel quale su richiesta facevo da moderatore in riunioni per il pubblico, di questo genere,
Io sono entrato in una stanza dove c'era una persona che aveva questo dono e mi ha guardato e mi ha detto: ma tu non sei entrato da solo, sei entrato con una entità che si manifesta in questo modo. Quante volte succede? Sì. Noi siamo costantemente guidati, accompagnati. Diciamo che io per... Noi in generale, noi persone, noi o voi... Noi tutti esseri ecco. umani abbiamo gli spiriti guida che ci accompagnano, e non uno spirito guida, tanti spiriti guida che si possono, si cambiano anche a seconda delle necessità e del percorso della persona. La Chiesa preferisce parlare di angeli? Sì, diciamo che gli angeli sono intelligenze divine che non si sono mai incarnate, è proprio un flusso di intelligenza che va a sostenere l'essere umano. Parliamo invece di cari defunti. I defunti invece vanno e vengono in base alle proprie necessità, alle proprie esigenze, alle proprie possibilità. Ecco perché ritorna sempre il mio invito, come ho già detto in altre occasioni, di non sovraccaricare il defunto di oneri o doveri che siano diversi da quello di continuare il suo cammino in Dio. C'è anche da dire che il defunto vede quello che può vedere secondo il suo stato di coscienza e il livello di vibrazione, diciamo, di realtà che ha raggiunto. Quindi in linea di massima, per quella che è la mia esperienza personale, non difficilmente io personalmente ho chiesto a defunti di darmi indicazioni sul mio percorso, perché questo è il compito preposto, diciamo, dello spirito guida. Il defunto viene a rassicurare di solito. Il defunto dà indicazioni invece su quello che dovrebbe essere il percorso della persona che viene da te? Sì, ma non sempre. Può dare dei consigli, certamente, individuali, ok? Può venire per portare il messaggio di un desiderio che stiano bene, che facciano la pace. Tante volte a me è capitato un sacco di volte anche di ricevere magari una persona e che sia accompagnata da un defunto con il quale ha litigato. Ecco, queste sono cose che mi hanno lasciato abbastanza sorpresa, perché il defunto chiede di fare pace. È lui che la chiede. Chiede pace, ma anche chiede perdono. Dice che Fa parte del percorso del defunto, no? Sì, forse non inteso proprio come lo intendiamo noi nella parola perdono, però quello che loro dicono è che quando varcano una soglia, la soglia del mondo spirituale, tutto questo egoismo, questo vantaggio-svantaggio, tutte queste cose umane che accadono nelle nostre relazioni scemano improvvisamente e quindi... hanno anche una visione globale di noi. Quindi mi è capitato un sacco di volte, anche per i miei cari che sono venuti a dirmi a ricordare che dispiace di non averti visto per come eri davvero e magari averti giudicato o non esserti in maniera diversa. Però io tengo sempre a dire che è meglio fare pace quando siamo in vita, ma di sapere che si può fare pace anche. E è utile fare pace e parlare e scrivere o dire anche al defunto perché non è vivo, non è scomparso improvvisamente. Esatto, è vivo e reale in un'altra dimensione e questo reca un gran benessere sia alla persona poi che all'anima del defunto. Senti, siamo in chiusura anche di questo argomento etica professionale e ormai abbiamo capito perfettamente che l'etica alberga in te, così come in Claudio. Ti è mai capitato, ma proprio sinteticamente, sì, di dire basta, non ce la faccio?
Beh, di periodi duri ce ne sono stati e probabilmente ce ne saranno. Io credo che il cielo ci porta proprio a prendere coscienza dei nostri limiti, come abbiamo detto prima, e di rigenerarci. È importante che la persona, l'operatore, più di qualunque altra persona, si prenda cura di sé, del proprio spirito, del proprio corpo, del proprio essere in maniera proprio olistica, totale, perché un operatore sano, integro, cosciente, pieno di valori e rigenerato può dare molto, può essere di aiuto. Quindi, spero di essere sempre in equilibrio. Bene, Claudio, siamo arrivati alla Ma io fine anche di questo. vorrei aggiungere una cosa. Sì, Veloce. dobbiamo vivere il presente, questo è molto importante. Cioè, ok, le persone che sono mancate, però loro hanno un loro percorso, quindi non bisogna essere troppo attaccati al passato. Il Certo. passato ci deve aiutare per risolvere eventualmente, noi possiamo cercare di risolvere dei problemi che abbiamo avuto nel passato con persone, dobbiamo superarli, un po' come fa la psicologia, come fa la psicoanalisi. Però non stiamo attaccati solamente al defunto che, come ha detto Nadia, deve avere un suo percorso e non dobbiamo interferire con quest'altro mondo. Quest'altro mondo, diciamo, che sta al di là del materiale. Ci verrà lui a cercare o ci darà dei segnali quando ne abbiamo bisogno, perché se no si rischia di avere una dipendenza, che è la cosa più pericolosa. Questo Certo. dobbiamo ricordarlo assolutamente, perché purtroppo ci sono tante persone che soffrono, che stanno male, ma per cose anche stupide alle volte. Quindi dobbiamo pensare più in grande, non fidarci poi di chi ci propone delle cose. Io non sono molto per i cartomanti, per esempio, perché insomma è un sistema molto delicato che può essere sottoposto a sovrapposizione di energie, di mondi, e quindi bisogna stare attenti. Questo lo dicevano già i Maya, lo dicevano gli Aztechi, eccetera. Poi un altro discorso per finire, che esistono dei tempi. I tempi certamente ce li può dare l'oroscopo con i pianeti, le posizioni dei pianeti, però ognuno di noi, quando ha il momento in cui può risolvere una certa situazione, gli arriva un certo segnale, gli arriva un certo messaggio. Quindi bisogna riuscire a cogliere quel messaggio per poter andare avanti. E da questo punto di vista dobbiamo cercare di aiutare gli altri in qualche maniera per andare avanti, cioè per superare quello scoglio. Però non è che siamo onnipotenti, questa è un'altra cosa molto importante. Io posso fare una serie di cose, posso vedere una serie di cose, ma non posso vedere tutto, mi posso anche sbagliare. Dobbiamo dimenticare questa cosa qua. Questo bisogna chiarirlo, secondo me, all'inizio del consulto con il cliente. Cioè chiedergli che cosa ti aspetti dal consulto e poi se veramente vuoi cambiare. Questa è un'altra cosa importante, perché spessissimo il cliente ti dice che vuole cambiare, o il consultante, o la persona che sta male, eccetera, però in realtà non vuole fare dei passi ed è lui che deve fare dei passi. Diciamo che noi possiamo solo accompagnarlo, aiutarlo in questo percorso meraviglioso che è la vita su questo pianeta. Bene, siamo. Grazie Nadia, Grazie a voi. grazie di essere stata con Grazie a noi. voi. E beh, Claudio, come detto, è il nostro accompagnatore ufficiale e a questo punto si chiude anche questa ennesima tappa di Luoghi e Misteri. Ma state tranquilli, il viaggio continua.